Buongiorno a tutti e bentornati sull'Italia Maker. Nel video di oggi andremo a scoprire insieme la neonata di casa Fujifilm, ovvero la XS10. Vediamo insieme quindi com'è fatta, analizziamo insieme pregi, difetti e differenze con la sorella maggiore XT4 recensita nel video pubblicato qualche mese fa. Partiamo dal display che è estremamente comodo perché è interamente ribaltabile e tra l'altro si può anche mettere in questa modalità chiuso per proteggere lo schermo da graffi in fase di trasporto. Molto comodo il fatto appunto che si può ruotare frontalmente per vloggare per tutte quelle persone che hanno bisogno appunto di vlog nella loro creatività. Quindi sicuramente il display è un pregio di questa macchina. L'unica differenza con la XT4 notiamo è che la risoluzione dello schermo, la qualità generale dello schermo è leggermente più bassa e meno definita della sorella maggiore. Però comunque lo snodo molto comodo, robusto e ben costruito. Parlando un po' della costruzione, notiamo subito dalle prime immagini che il corpo è più semplificato rispetto alla XT4, presenta meno pulsanti, ma è anche appunto molto molto più compatta. Nonostante monta lo stesso processore e lo stesso sensore d'immagine, quindi la qualità fotografica è assolutamente identica. Il sensore quindi è sempre lo stesso X-Trans da 26 megapixel stabilizzato, in grado di spingersi fino a 51.200 ISO. Ed è incredibile perché comunque sono riusciti a mettere lo stesso sensore stabilizzato in un corpo che pesa 460 grammi, inclusa batterie, schede di memoria, quindi veramente un valore bassissimo per questa tipologia di prodotto. Comunque una rotazione di pulsanti sufficiente per un uso non ultra professionale, ma comunque come per un uso prosumer assolutamente perfetta e completa. Il joystick molto comodo, buon grip, non fa scivolare il dito e non è semplice trovare un joystick su queste categorie di prodotto non top di gamma, generalmente viene riservato al top di gamma. Il mirino è un mirino molto buono come risoluzione, è un mirino da 2,36 megapixel, ovviamente è meno qualitativo rispetto a quello della XT4, però comunque per una macchina così compatta si difende bene, non è affatto male, e ha un refresh di 100 frame per secondo, quindi comunque abbastanza fluido. È un ottimo mirino, di solito su questi prodotti che puntano alla compattezza, la prima cosa che fanno sparire è il mirino, invece qui hanno deciso di tenerlo, quindi siamo molto felici di questo fatto. Sulla parte frontale troviamo con un pulsante un flash pop-up, pure questo qui insolito su prodotti così compatti o comunque sulla linea Fujifilm non siamo così abituati a vederlo, molto carino, siamo contenti di questa presenza. Ovviamente presenta meno ghiere di quelle a cui siamo abituati sulla linea XT, sul superiore, ma comunque si ha una comunque ottima personalizzazione della macchina con la classica ghiera funzioni che tra le altre cose contiene la modalità video, quindi purtroppo non ci occorre ruotare tutta questa ghiera per passare alla modalità video, non c'è un pulsante dedicato per passare alla ripresa video, pulsante che invece c'è per quanto concerne l'inizio della ripresa una volta che siamo in modalità video. A fianco al pulsante di scatto troviamo appunto il pulsantino per far iniziare la ripresa. E sotto questo pulsante troviamo il pulsante per regolare velocemente gli ISO, il Quick Time, oltre a due ghiere, sia posteriore che frontale, per le regolazioni appunto degli ISO, dei tempi di scatto. Il pulsante di scatto, comodo, si raggiunge bene, dà una sensazione di solidità un po' più debolina rispetto all'XT4, che si sente che è più robusto, in quanto anche ci sono sotto le guaine della tropicalizzazione che lo rendono più saldo sul corpo. In generale però l'ergonomia di questa macchina è davvero ottima, è stato cambiato il design del taglio dell'impugnatura, come possiamo vedere è veramente sporgente rispetto alla XT4 che è più morbido, l'impugnatura qua esce tanto, è veramente grossa e si impugna davvero davvero bene. Giusto una nota, essendo ovviamente compatta è un po' corta l'impugnatura e quindi il mignolo per chi ha le mani grandi può scivolare fuori. Sotto abbiamo uno solo sportello che contiene sia la batteria che la scheda SD. La batteria ovviamente non è la stessa della XT4, è più piccolina, ha meno mAh, quindi ha meno capacità fotografica e video, però comunque è una buona batteria, insomma, fa il suo dovere. Sempre qui dentro appunto troviamo lo slot singolo, quindi non più doppio, ma singolo per la scheda
SD. Una criticità quando si va a chiudere lo sportello è che non c'è un aggancio automatico, ma bisogna per forza spingere la levetta che si usa anche per aprirlo, ma non ha un aggancio automatico come si trova invece su altri brand. Versante laterale troviamo come sportelli la porta USB di tipo C, ormai sempre più diffusa, veramente comoda, ci dà la possibilità di caricare la macchina tramite power bank, quindi sia sempre pronta all'uso, e tramite un adattatore che si può acquistare da USB tipo C a AUX, appunto, è possibile collegare le cuffie per ascoltare le riprese. Quindi non ha nativamente l'ingresso AUX, ma ci dà la possibilità con questo adattatore di poter collegare le cuffie. Passando invece ai menu, troviamo un menu unico, quindi non diviso in due menu, uno per le foto e uno per i video, che si trova sull'XT4. Purtroppo quello della XT4 è veramente comodissimo per chi fa tante riprese video, ma è chiaramente orientato a un pubblico più professionale. Su questa macchina, che è un po' più consumer, hanno deciso di unificare i menu per renderlo più semplice per chi non è pratico di tante impostazioni. Comunque il menu è disegnato abbastanza bene, è chiaro, ci si naviga senza problemi e ci permette di selezionare varie impostazioni sui filmati, tra cui possiamo notare che può girare in 4K a 30 frame per secondo fino a 200 megabit per secondo, che non è affatto male. Il 60 fps lo può girare sul 1080 ed ha anche la possibilità di girare per un massimo di 3 minuti con una scheda molto veloce un 1080 a 240 frame per secondo, quindi per rallenti o slow motion veramente un valore interessante. Per quanto concerne invece l'autofocus, è lo stesso modulo che troviamo sulla XT4, quindi un autofocus velocissimo in grado di mettere a fuoco in, secondo quanto dichiara Fujifilm, 0,02 secondi fino a meno 7 EV utilizzando lenti F1 con l'autofocus a fase e fino a meno 4 EV a contrasto. I punti disponibili sono fino a 91 punti e gestisce il tracking sull'occhio. Quindi comunque ha meno punti della XT4, ma la velocità e la capacità di vedere al buio sono le stesse della sorella maggiore. Così è come anche la raffica, che arriva fino a 30 frame per secondo, rinunciando però alla totalità dell'immagine. Infatti in questa velocità applica un crop di 1,25x. Se no si può scattare a 20 frame per secondo senza crop, ma con la tendina elettronica, o se si vuole usare l'otturatore solamente meccanico arriva fino a 8 frame per secondo, quindi comunque un valore molto elevato per una macchina di queste dimensioni. Analizzandolo un po' di completo, quindi a chi è destinata questa macchina? È destinata a chiunque voglia la qualità sia fotografica che video della XT4. Video non rinunciando ai 60 frame per secondo sul 4K, ma comunque l'immagine quella è, il sensore è lo stesso, ma è destinata a tutto quel pubblico di utenza che non ne fa un uso professionale del corpo macchina, non ha bisogno di tantissimi pulsanti per essere più personalizzabile, più veloce da utilizzare, o chi non ha necessità di portarla in condizioni estreme perché non è tropicalizzata, la batteria è meno capiente e così via. Quindi per chiunque ne fa un uso non professionale è una macchina incredibile, perché ci si porta a casa la qualità di un sensore professionale in un corpo compatto, leggero e estremamente versatile. In vacanza, nei viaggi, nel travel vlogging, questa macchina è fantastica, è veramente veramente comoda. Quindi siamo soddisfatti di questo prodotto. In fondo al video lasceremo qualche scatto provato così velocemente con questa macchina nel poco tempo e possibilità per via del Covid di poterla provare e per valutare voi stessi la qualità, che ripetiamo in termine fotografico è la stessa della sorella XT4. Ringraziamo Fuji per averci permesso di provare questa macchina, sicuramente uno tra i prodotti più interessanti nel mondo APS-C presentato quest'anno. Grazie anche a tutti voi per aver visto questo video, un saluto da The Italia Maker.